Grazie Presidente. Voglio iniziare questa mia illustrazione con una delle centinaia di mail che ho ricevuto da settimane e anche negli ultimi tempi. Questa è del primo di febbraio, è una mail di Natale, un uomo che vive in provincia di Salerno e che mi dice: «Gentile Valeria, sono un cittadino di Pagani, sorvolando sulle patologie di cui soffro. Il 16 ho il controllo con l'oncologa che mi segue. A fine dicembre volevo prenotare gli esami prescritti, mi fu detto che bisognava aspettare gennaio. Nel frattempo sono uscite altre indagini da fare, risonanze, per questo potevo prenotarmi per inizio febbraio. Proprio poco fa sono stato contattato dal centro radiologico dicendomi che purtroppo anche a febbraio sono sospese le convenzioni, per cui se volevo farle a pagamento il costo era di 180 euro. Volevo che lei mi spiegasse cosa sta succedendo in Campania». Questo cittadino, un paziente oncologico, pone un tema dei più caldi di sempre, ma soprattutto di questi ultimi anni, in cui l'emergenza pandemica ha dato il colpo di grazia al diritto alle cure nella nostra regione, al tema mai risolto delle liste d'attesa che sono insostenibili e che sono incompatibili col diritto alla salute in Campania, e che se lo sono per tutti, tanto più lo sono per i pazienti fragili e oncologici. Allora, esiste una soluzione a questa problematica? Lo prevede la rete oncologica campana, lo prevede il piano regionale di governo delle liste d'attesa, che fissa dei percorsi prioritari per questi pazienti. Oltre a dire dobbiamo far funzionare gli ambulatori pubblici anche nelle ore serali, anche nei fine settimana, oltre a dire dobbiamo far funzionare gli apparecchi diagnostici pubblici all'80% delle loro potenzialità, dice pure che vanno attivati quelli che si chiamano PAC, i percorsi ambulatoriali complessi e coordinati, e i day service per i pazienti oncologici e fragili. Cosa vuol dire? Che un paziente di questa tipologia, che sia già stato preso in carico, direttamente vede lo specialista prenotargli all'interno della struttura sanitaria tutti gli esami che debba fare, senza quella trafila lunghissima. Perché non stiamo procedendo ad attivare questi percorsi che sono già previsti? O i day service? Che cosa vuol dire? Un paziente oncologico arriva in una struttura sanitaria pubblica, resta lì un giorno e gli fanno tutti gli esami di cui ha bisogno. Mi sembra il minimo da garantire sempre, e tanto più in un momento come questo, dove il tema delle liste d'attesa è drammatico, dove la Regione finalmente sta imprimendo un'inversione di tendenza con una delibera che mitica e regola il rapporto col privato, ma se al contempo non si potenzia il pubblico, la contesa Regione-privato la pagano i cittadini sulla loro pelle. Grazie. Allora, la Direzione Generale per la Tutela della Salute rappresenta che nel corso dell'emergenza epidemiologica di questi ultimi due anni, in cui la priorità per il Servizio Sanitario Regionale era di evitare il diffondersi del contagio, l'accesso ai servizi sanitari è stato sempre garantito per i pazienti oncologici e in generale per i pazienti fragili. Le ASL, continuamente sollecitate nell'attivazione di strumenti atti a recuperare le liste di attesa, utilizzano anche i percorsi ambulatoriali complessi e coordinati, i PAC, a questo fine. Quindi voglio dire, l'organizzazione c'è, il funzionamento spetta agli uomini. La ringrazio per la risposta che fotografa, diciamo, ancora una volta, purtroppo, l'impegno burocratico, l'impegno sulla carta, ma non la situazione reale. La situazione reale ce la raccontano gli ammalati. Che la rete oncologica sia stata istituita, diciamo, è un dato di fatto, ben venga. Che oggi ci sia una presa in carico diretta del paziente oncologico, che non debba transitare per le prescrizioni del medico di medicina generale e per le prenotazioni tramite CUP, questo lo sconfesso fortemente, perché lo vivo in prima persona e perché ricevo continuamente testimonianze in questo senso. Oggi fare una PET in Campania, nel pubblico, per un paziente oncologico o in convenzione è impossibile. E le do un'altra notizia: l'ospedale del Mare, ad esempio, ha interdetta la radiologia, la risonanza magnetica e la TAC all'esterno, e lì accedono anche i pazienti dell'AS Napoli 3 Sud. Quindi
So bene che c'è un piano regionale di governo delle liste d'attesa che è stato finanziato dal governo nazionale e sono stati dati fondi alle ASL e agli ospedali. Bisognerebbe capire questi fondi come sono stati utilizzati, e questo è un conto per le liste d'attesa. Io chiedo che, oltre a lavorare sul tema delle liste d'attesa che riguarda tutti, si attivino quei percorsi di garanzia che sono già stabiliti e disciplinati per i pazienti fragili e oncologici, e le assicuro che oggi non sono attivati. Grazie.